Ok ragazzi, ed eccoci ritornati a un'altra parte di Raging Blast 2. No, ci siamo lasciati a questa parte della modalità Galassia di Broly. Dovevamo fare questa battaglia. Allora, dobbiamo combattere contro Gohan, adolescente, Super Saiyan. Diciamo adolescente, però non dirà adulto. Super Saiyan 2 se non sbaglio. Goten e Trunks se non sbaglio pure loro Super Saiyan. E Videl. Dobbiamo fare un bel po' di danni entro 120 secondi. E l'avversario recupera costantemente salute. Ovviamente non mi ha specificato, come al solito, se... mi hai rotto il cazzo, Videl. Non fare la puttana e levati dai coglioni. Levati dai coglioni che io mi devo ricaricare. Capito, brutta cagna? Vai, Super Saiyan leggendario direttamente, così facciamo un bel po' di danni, ragazzi. No, a quanto pare Videl non recupera salute. Mi sa che solo Gohan. Prendi questa, Videl, vuoi fare la puttana? Fai, prenditi questa. Ok, ragazzi, dai, vediamo quanti danni riusciamo a fare. 56.163 per ora. Ottimo. Mi sa che ne pretende almeno quei 100.000. Ok, Goten Super Saiyan, come avevo detto. Mi sa che ne pretende almeno 100.000, secondo me. Guarda che bastardo. Sto nanetto di merda. Prendi questa, nanerottolo bastardo. Ok. Vai, caricati. Grandissimo. Grande. Sei proprio un genio. Ok ragazzi, mi date i 109.803 danni, per essere precisi ragazzi. Ok, tocca a Trunks. A me, loser. Come cazzo ti permetti che io ti inculo proprio a sangue, bastardo. The end is still die. Woohoo! Ultimate move. Vai. Che mira di merda che c'ha Broly. Prendi questa. Ok, siamo arrivati a 156.611 danni. E sicuramente solo Gohan recuperava salute, appunto, come per Oget. Super Saiyan, secondo livello. Vai. Vai Broly. Dai, almeno 200.000 danni devo arrivarci, dai. Sì, ottimo. Minchia, li superiamo sicuramente. Un bel power adesso. Dai. Non solo l'abbiamo finito, raga, abbiamo ottenuto un altro grado. Ma in più abbiamo finito tutti e quattro gli avversari, per precisare. Mi sento soddisfatto adesso. Grado S++. E questo è ottimo, ragazzi, perché almeno abbiamo completato la galassia di Gohan, Videl, Trunks e Goten. Ed è un ottimo risultato così. Ok, una battaglia molto orrenda questa. Almeno fammi iniziare in alta tensione. Ok. Scusate ragazzi, ma l'ultima battaglia è anche la più pallosa. Allora, dobbiamo combattere. Per l'ultima battaglia della galassia di Broly dobbiamo combattere contro Goku Super Saiyan.
Iniziamo in punto di morte. Dobbiamo resistere il maggior tempo possibile in punto di morte. L'arena è anche a nostro svantaggio, dato che è un'arena molto ampia e molto aperta, non ha luoghi, diciamo, chiusi. Quindi non ci sono, diciamo, c'erano poche rocce, diciamo, dove tra cui nascondersi. Quindi non abbiamo molta possibilità di nasconderci. My name is Goku and I'm from Earth. Sono selvaggio perché. No, che cazzo, Kakarot? Un selvaggio. Oh, che culo. Madonna mia. Porca troia. Porca troia, Goku mi fa sclerare oggi. Goku mi fa sclerare, ragazzi. Dai, Goku, per favore. Non fare il bastardo, Goku. Stati al tuo posto. Bravo, sei angry. I am angry, però vattene a fare in culo. Ce l'ha il tiratore di trappola. No, l'attacco sanguinario. Ma che cazzo fai? Leva, ti dà il cazzo, Goku, vai via. Dai, mamma mia, che fortuna, ragazzi. Mi sa che almeno otteniamo un bel grado qui. Dai, usami la camera. E Goku se ne andò. Allale, rollale, rollale. E ora, ragazzi, abbiamo finito anche quest'altra battaglia, mi sa. Dai, siamo arrivati almeno al minuto. È 44, 45. Non mi piace contare, odio contare. E vai via, Goku. Vai, dai. Levati dalle palle, non ce la farai. Non ce la farai mai contro di me. Goku, ti vedo in crisi. Ricaricato, ottimo. Dai, ragazzi, carichiamoci un momento. Oh, cazzo. Oh, cazzo, due volte. Porca troia. Prendi stone energetica. Vai via! E vince, ragazzi! 2 minuti e 37 secondi e 75 primi, ottimo! Vediamo a che grado. S più, vai così! Ok, ragazzi. Abbiamo ottenuto un punto limite. Wow, non serve un cazzo per ora. Le voci di dei Broly Super Saiyan leggendari abbiamo sbloccato. E l'immagine di Broly nel film. Proprio un'immagine di profilo, diciamo, di Broly, solo questa. E basta così, ottimo, ragazzi. E anche, andiamo a vedere, la classe di Broly al 100%, ragazzi. Ora iniziamo quella di Super Gogeta. Ottimo. Allora, come prima battaglia dovremmo sconfiggere Freezer 100%, massima potenza, e Cell corpo perfetto. Allora, precisiamo, no, corpo perfetto. Questa è forma perfetta, dovrebbe essere. Mi imbroglio sempre, ragazzi, non c'è niente da fare, mi imbroglio in queste forme. Perché per me lui, quello è il perfetto. Il super perfetto, diciamo. Now you must die by my hand. Ma vai via, Frisbee. Dai, caricati prima tu, Frisbee. No, non distruggere tutto. Perché sei un Frisbee? Perché devi fare il frisbee? Take this! Take this! Ok.
E Frisbee è sistemato e è caduto nella lava. Rimane a mezz'aria nella lava. Sì, è già il tuo turno. Mi spiace, Fesel. Copiare Freezer non ti servirà un cazzo contro di me. Vai, sfrantumatore polverizzante. Ta! Proprio po-po-pom. Vai, muori. Bastardo, muori. Madonna mia, che schifo. È morto. This is the power of fusion. Pens. Questa era la traduzione letteraria. S++, ottimo. Vediamo cosa abbiamo sbloccato. Due battaglie o tre? Tre. Ok, due già disponibili e una nascosta. Ok, facciamo prima quella di sopra. Abbiamo ottenuto la Kamamea Big Bang. La equipaggio immediatamente. Due punti limite. E l'immagine di Gogeta, guerriero supremo. E basta così, ok. Vediamo la battaglia, questa qui contro chi siamo? Ok, perfetto. Allora, modifichiamo prima gli attacchi speciali. Ok, va bene così. Adesso dovremmo combattere contro Kid Buu e Gotenks Super Saiyan di terzo livello e dovremmo sconfiggere avversari con il maggior numero di colpi. Nel mondo dei Kaioshin. Giustamente, questo mi sembra più appropriato perché Kid Buu o le montagne rocciose o il mondo di Kaioshin, avrei detto. Per Gotenks ho le montagne rocciose oppure il palazzo di Dio o del Supremo, come vi piace definirlo voi, ragazzi. Vabbè, qua a parte questo fail iniziale, dobbiamo iniziare subito a fargli un bel po' di colpi. Mamma mia, che culo, ho avuto paura. Proprio mi sono cagato sotto. Guardate che bastardo. Majin Buu. E se la ride, Majin Buu. Ehi, dove vuoi andare, furbastro? Devo andare. No, ho sbagliato io, porca troia. Ma perché sbaglio? Vai. Sì, dai. Recuperiamo. E in più prenditi anche questo frantumatore polverizzante per essersi sostituito. No, non me lo fa. Perché non me lo fai? Perché lo premo sempre in anticipo? C'ho il vizio di premere in anticipo, ragazzi. Non c'è niente da fare. Basta, mi rotti i coglioni. Kamehameha Big Bang! Siamo a 114 colpi, ragazzi. Non male. Potremmo fare di meglio. Contro Kid Buu. Ti annienterò col frantumatore polverizzante. Me lo sono ripromesso. Vai, prima caricati tu. Grandissimo. Guardate quante cazzo di volte si teletrasporta. Dai, ti prego, fallo. Sì, vai. Dai. Muori. Ok, con 145 colpi, ragazzi. Non male. This is the power of fusion. Grado S, ottimo. Va bene, dai, ci può stare. Vediamo cosa abbiamo sbloccato. Allora, la battaglia. No, le battaglie. Speriamo che sblocchiamo anche quella suprema, dai. Abbiamo ottenuto l'onda super esplosiva che mi piace un casino adesso. 5 punti limite e basta così. Va bene.
Ok, vediamo la prossima. Allora, dobbiamo combattere contro... E questa è nuovamente la sopravvivenza. Dobbiamo combattere contro una serie di avversari che arrivano uno dopo l'altro. E perdiamo noi costantemente salute, ovviamente. Come in una delle parti precedenti, ragazzi. Primo avversario, C18. Vabbè, dai, vediamo almeno se arriviamo a 6 o 7, dai. Let me show you what the fusion can do. Costume alternativo. C18, mettiti il cappotto. Se no, Krilli ti manda a fare in culo. Perché cazzo canto su questo ritmo? Proprio non lo so. Minchia, la mia Big Bang neanche potenziata gli ha tolto mezza vita. C18 è andata, ragazzi. Ed è già il primo. La prima, per essere precisi. Ok, C14. Dai, ti prego, prendilo. Sì. Tum. Bobo. Ma ragazzi, vai così, dai. Vai, Super Gogeta. Ok, e siamo a due. Broly. Take this. Broly, mi meraviglio di te. Super Kamehameha. E siamo a tre. Oh, Mecha Freezer. Vai. E vai. Ok, siamo a quota 4, ragazzi. Guardate. Oh, Super Janemba. Oh, rispettiamo la parte della storia adesso. Gli facciamo il culo. No, ci fa lui il culo. Furbino. Prendi questo bel frantumatore polverizzante. Boom. Dai. Ottimo, dai, però lo finiamo con la canna Big Bang, dai. Finito. E siamo a 5, ragazzi. Dai. Oh, Vegeta Scouter. Non gli sta bene il rilevatore con quell'armatura, non gli sta proprio male. Ma minchia, c'è il potenziatore dei danni qua. Ottimo, vai così. Dai, dai, che lo finiamo. Finito, ragazzi, siamo a quota 6. Il prossimo è... Oh, Tarball. Vuole vendicare il fratello. Dai, cazzo, però. Dai, fammi l'onda energetica. Ho detto l'onda energetica. L'onda energetica. Cattivo. Ok. Take this. Tu non vuoi fare l'onda energetica? Io volevo fare lo scontro. Cazzo, non ne ho mai fatto vedere uno in nessuna delle mie parti. Che ricordi io, eh? Che cazzo? Datemi una mano, porca puttana. Vai, carica il pianeta di tu, Frisbee.
frisbee, pure potenziato. Renditi conto come sei nei guai. Cioè, guardate quante cazzo di vita gli ho tolto, ragazzi, solo con un attacco. Tutto. E siamo qua tolto, ragazzi. 53.775 danni, ragazzi, un record per me. A parte i 99.999 danni. Super Vegeta, costume della saga di Majin Buu. Molto no sense. I am Super Vegeta. Veggi, no, veggi, dai, fai il bravo. Dai, veggi. Veggi, no, no, non farti umiliare così, però, per favore. Ok, siamo a 9. Cioè, in punto di morte io continuo ad ucciderli. Però Veggi no, sto schifo non me lo devi far vedere. Trunks costume alternativo con la spada. Prenditi sto lampo finale. Almeno a 10 ci arriviamo, penso. No, perché sono un deficiente. Vabbè. Vediamo che grado abbiamo ottenuto, ragazzi. Almeno penso S. Mi accontento. No, S più più, ottimo. Ok, vediamo che abbiamo sbloccato. Ok, la battaglia, ovviamente. E poi cos'altro? Abbiamo ottenuto 4 punti limite. E basta, solo questo. Buh, vabbè. Ok, aspettate. Ok. Allora, adesso dobbiamo combattere contro Super Vegetto. E dobbiamo... Con quanti danni riusciamo a infliggergli in 120 secondi? Quindi sarà una battaglia sempre come quella là, ragazzi, per creare più danni possibili. Una battaglia normale. L'avversario ovviamente recupera costante in salute nello spazio. Vediamo cosa riusciamo a fare contro Vegetto. Sì, fighissimo. Questa battaglia sarà troppo figa. Come la battaglia nella What If Saga di Raging Blast 1. Tu vuoi fare lo stronzo? Però non essere ripetitivo. Poi mi costringi a utilizzare questi mezzi, lo vedi? Ti piace che io utilizzo questi mezzi? Non penso. Non penso proprio. Non penso che tu gradisca questi attacchi. Avrebbe vince lui perché ha più aura di me. Quindi intanto vale. Giusto per andare sul sicuro, Vai, caricati. Solo 50.000 danni mi sembra un po' pochino. Mi sembra un po' pochino, quindi dobbiamo fare almeno un altro paio, dai. 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 Vai, prendilo, ti prego. Sì. Vai. Almeno a 100.000 danni siamo arrivati, ragazzi, ottimo. Dai, vediamo se 107.747. Take this.
Va bene ragazzi, dai, abbiamo finito. Quasi, dai, dai, quanto manca? 5 secondi. 4, 3, 2, 1. 0. Ok, 149.881 danni, ragazzi. Va bene. Vediamo che grado abbiamo ottenuto. S++, ottimo. Vediamo se ci sblocca la battaglia suprema, dai. Incrociamo le dita. No, neanche per il cazzo. Abbiamo ottenuto 2 punti limite. L'immagine di quando nasce la Fusion Super Gogeta. E basta così. Va bene, ragazzi. Quest'altra parte la faccio concludere qui. Pensavo di riuscire a sbloccare questa, ma mi sa che la sbloccheremo con Vegetto. E dalla prossima parte riprenderemo da qui. Spero che vi sia piaciuta quest'altra parte. Vi ricordo di votare, commentare, iscrivervi al canale e mettere mi piace alla pagina di Facebook. E noi ci vediamo in una prossima parte. Ciao ciao!